Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Mauro e oggi in questa nuova rubrica, o forse dovrei dire di ritorno, ovvero Datamine, voglio parlare ovviamente ragazzi di quello che c'è all'interno della patch del 25 di giugno e di quello che dobbiamo aspettarci per le prossime 2-3 settimane. Intanto, per chi fosse meno, diciamo, avvezzo ai lavori, il Datamine è una procedura, diciamo che tradotta letteralmente vuol dire appunto scavare i dati o comunque minare i dati. Praticamente ci sono degli utenti della community di Guild Wars 2, in questo caso il più famoso Death Shaman, che a ogni patch si mette a cercare tutti i dati introdotti in quella patch per capire cosa ci aspetta, sia in game che al Gemstore. Di norma queste cose non spoilerano molto se non i contenuti del Gemstore, ma in passato hanno dato vita anche a, diciamo, la conoscenza della presenza di alcuni current event o eventi in programma. Io sto registrando di giovedì, quindi sono passati già 2 giorni, diciamo, da la patch. Alcune cose sono palesemente state già rivelate, in quanto la quasi totalità di questa patch gira intorno ovviamente all'evento del Dragon Bash, ma ci sono anche qualche piccola informazione che possiamo dire sul prossimo evento di World vs World che è stato ufficializzato oggi, in arrivo tra qualche giorno. Detto questo, ragazzi, non perdiamo altro tempo, vediamo cosa ci aspetta soprattutto al Gemstore e in generale di questa patch del Dragon Bash e che cosa ha aggiunto effettivamente al gioco. Prima di cominciare effettivamente però ragazzi, ovviamente tutto il datamine legato al Dragon Bash, almeno quello diciamo primario, lo escludo, quindi nel datamine ci sono tutte le pozioni, tutti gli oggetti dello store introdotti con la patch 25 e già ottenibili in game, come per esempio la caramella da 1000, Zaitaffi e quant'altro. Queste cose ovviamente non ve le vado a citare, ma vado a prendere le cose che arriveranno nel prossimo futuro, probabilmente nel corso dei prossimi martedì. Considerando che la patch del Dragon Bash finisce il 16 luglio, immagino e credo che gli oggetti dello store che sono stati dataminati, e sono due, oltre le corna dello Skyscale, presumo verranno rilasciate in ordine martedì prossimo e quello successivo. Ma detto questo, cominciamo. La prima parte, diciamo, di oggettistica che voglio farvi vedere all'interno del datamine è, ragazzi, fondamentalmente l'unica cosa riguardante il Dragon Bash che ancora non possiamo vedere in game, in quanto credo siano, almeno così dice il datamine, le armi che si potranno ottenere al completamento del quinto giorno di daily consecutiva del Dragon Bash. E questo, ragazzi, che cosa vuol dire? Intanto potete vedere su schermo le skin, che sono i precursori di Guild Wars 2 del core game in forma olografica. Cosa sta a significare tutto questo? Ragazzi, c'è un discorso molto semplice che va fatto. Il Dragon Bash è un festival che è stato reintrodotto adesso, nel 2019, dopo 6 anni dall'ultimo, ma credo che farà parte dei festival di Tyria di nuovo. Magari ogni anno alternerà varie città. Perché dico questo? Perché l'introduzione di skin che non possiamo ottenere all'interno di un singolo Dragon Bash, perché ci sono tutte le skin delle armi e la presenza di non uno, ma ben 2 achievement annuali, con un totale di 1000 punti achievement da prendere, quindi circa 20 anni per entrambi, mi fa capire che ArenaNet ha deciso di introdurre il Dragon Bash come festival effettivo di Tyria, andando ancora di più a riempire il buco di tempo che c'è in estate. Questa cosa può piacere o meno, perché il Dragon Bash secondo me potrebbe perderne di importanza, diciamo così, ma è anche vero che ora che quasi tutti i draghi sono morti, festeggiare potrebbe essere una cosa giusta e a mio avviso, nonostante io abbia già fatto tutti gli achievement del Dragon Bash possibili e immaginabili e mi sia già tolto di mezzo, diciamo, tutta la roba da fare, è anche vero che è sempre roba in più che viene aggiunta al calderone, quindi non è roba che secondo me fa male al gioco. Certo che però magari attaccarlo così tanto al Bazar dei 420, che presumo verrà leggermente posticipato verso magari agosto e non luglio come l'anno scorso. Le armi che vedete ci sono tutte praticamente ragazzi dei precursori vecchie, tranne quelle acquatiche. Abbiamo appunto l'Holographic Zap, Storm, Spark, Lover, Leaf e quant'altro.
Scelta interessante quella di mettere queste armi. Non lo so, io però avrei comunque scelto a questo punto armi con i draghi. Non so perché abbiano scelto questo, ma vabbè. Diciamo che le armi delle festività in generale non sono mai un granché. Basta ricordarci quelle di Halloween con quella terrificante cera e quelle del Bazar dei 420 che sono imbarazzanti. Un'altra cosa in arrivo al Gem Store, molto importante, secondo me sono una sedia e un glider che avranno secondo me lo stesso aspetto, visto che ovviamente si parla di, come dire, dello stesso oggetto, allo stesso nome, ovvero la Inquest Overseer Chair e Glider. In questo caso il gioco sicuramente sta triggerando il mio colore blu del mio glider effettivo. Quindi questo cambia un po' forse l'effetto originario, probabilmente rosso. E che dire, è una sedia estremamente notevole. Mi fa molto ridere vedere come ArenaNet crei sedie e troni per i raid e poi quando le crea per lo store le fa ancora più pompose, ancora più grandi. E questa cosa fa abbastanza ridere. Però sì, simpatica, anche se per me non è nulla di eclatante. È anche vero che io ho avuto la sfortuna di droppare questo glider, quindi possiamo dire che, come dire. Ok, l'ultimo oggetto invece che troviamo in arrivo allo store è il bundle, probabilmente da 2000 gemme, che arriverà secondo me martedì prossimo per le Skyscale. Sono 5 skin e questo bundle mi sembra estremamente simile a quello del Workflow e ne presenta gli stessi difetti. Ci sono 5 skin, la Bioluminescent, che è quella che state vedendo, la Hexjaw, che cambia il volto dello Skyscale. Il Branded, che sembra carina, ma il Caldera e il Flare Marked. Ragazzi, qua torniamo su un altro discorso molto grande. Io personalmente non apprezzo i bundle da 2000 di una mount reintrodotta successivamente. Preferirei davvero delle licenze di adozione da 400 e 1200 gemme, con anche 15-20 skin dentro di queste mount rilasciate all'interno dei singoli episodi della Living per darmi un po' più di scelta, perché io mi sono comprato lo Shimmer Wing perché lo ritengo abbastanza interessante, ma secondo me queste 5 skin non valgono 2000 gemme e il fatto di non poterle neanche scegliere mi dà davvero molto fastidio, specialmente perché per i Roller Beetle questo discorso poi non è stato fatto, quindi ci sono skin di più di altre mount, altre ne hanno di più, altre ne hanno di meno, ci sono alcune cose carine, alcune cose no. E questo fatto di mischiare i bundle tra di loro è davvero devastante. Chi ha le mount branded dovrà spendere praticamente 8 milioni di gemme solamente per avere tutte le mount. E non mi piace affatto questo discorso. Proprio per niente. Preferirei davvero un altro sistema, anche perché questo bundle, come ho detto, presenta gli stessi proprio pattern del workflow, ovvero ha quello particolare luminoso, quindi fuoco o bioluminescente, ha quello branded, ha quello che gli cambia l'estetica totale e due con probabilmente pattern di colori leggermente modificati, ma nulla di più. E non lo so ragazzi, io continuo a criticare questa scelta, io trovo stupido fare bundle di 2000 gemme di mount che vanno tantissimo, ma che rimangono con 5 skin in totale e io non ho modo di prenderle se non pagando 6 reni. Mi sembra un po' troppo eccessivo, parere mio, ma così. Ultima cosa ragazzi, importante da dire riguardo appunto questo datamine, ormai la notizia, come ho detto all'inizio del video, è stata rilasciata ufficialmente da ArenaNet, ma ora non mi ricordo la data precisa, ma in descrizione trovate tutti i link diretti, è in arrivo un evento World vs World molto interessante, tra cui anzi a proposito, Dat Shaman ha dataminato anche delle icone riguardanti questo legato al World vs World, un'idea interessante secondo me, ma che la gente sta ricevendo male. E praticamente si chiama Core Swap questo evento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi giochiamo in World vs World, a parte ottenere una doppia esperienza e quant'altro, quando eliminiamo un nemico, da esso uscirà un orb che va reclamato. E questo orb ci permetterà di ottenere un pool, diciamo, un set di skill scelte tra le utility, le healing e l'elite della classe che abbiamo ucciso. Solo della classe core, non dell'elite spec. Non so bene come funzionerà ancora, ma sarà molto interessante perché magari
faccio un esempio, io con il Ranger potrei uccidere un Thief e ottenere la sua elite della Gilda dei Ladri. Skill abbastanza fastidiosa, almeno diciamo se incontrata in singolo, perché fondamentalmente per un attimo combatteremo in 4, il Ranger, il Pet, e, anzi 5, scusatemi, e 3 ladri che avrò spawnato. Credo che questo discorso andrà molto a cambiare le cose e sarà divertente vedere come la gente sfrutterà le cose a proprio vantaggio per capire quale classe sia più necessaria da ammazzare in confronto alle altre. Io vi ringrazio ancora per aver visto questo video, vi ricordo che in info box trovate tutto quello che ho accennato all'interno di questo video, con anche i link diretti per fare le preview in game da voi con il Datamine. Vi ricordo che potete supportarmi iscrivendovi, lasciando un commento, un mi piace o seguendomi su Facebook. E niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video.